La Fondazione Carical ha scelto l'Auditorium Antonio Guarasci, nel cuore del centro storico di Cosenza, per celebrare la giornata conclusiva della nona edizione di Incontro con l'autore. L'importante iniziativa è rivolta a giovani studenti di istituti di istruzione superiore di Calabria e di Basilicata ed ha la finalità di stimolare l'amore per la lettura tra i giovani, partendo dallo spunto offerto da opere narrative del panorama letterario italiano contemporaneo e assegnate agli alunni all'inizio dell'anno scolastico. Un laboratorio creativo ed efficace per la crescita intellettuale delle giovani generazioni, che dà la possibilità agli studenti di scambiarsi idee ed opinioni sui libri offerti in lettura dalla Fondazione. Dopo un'attenta e accurata analisi, i giovani critici hanno elaborato e scritto le loro recensioni, che sono state valutate da una commissione formata da docenti e giornalisti e ne hanno decretato i vincitori. Partner dell'iniziativa due quotidiani locali, Gazzetta del Sud e Quotidiano, che al termine hanno pubblicato le recensioni dei giovani allievi. Sono i ragazzi che hanno letto i libri degli autori qui convenuti, hanno recensito le opere, la commissione le ha valutate. Sono recensioni liberamente fatte, senza schemi precostituiti. Hanno colto i ragazzi i vari aspetti dei libri, secondo appunto il loro gusto, secondo le loro anche valutazioni, e quindi questo li aiuta un po' anche a crescere. Non hanno schemi già fatti, liberamente dicono quello che pensano, questo è già un sintomo di crescita e quindi noi lo incoraggiamo. Alle 9.30 in punto arrivano gli studenti accompagnati dai loro docenti. Sono presenti anche gli autori dei libri che i giovani lettori hanno recensito e che i giovani critici salutano ed accolgono come dei veri e propri beniamini. La cerimonia ha inizio. Ad aprire i lavori è il presidente della Fondazione Carical, professor Mario Bozzo, che ha illustrato le motivazioni che hanno spinto la Fondazione a organizzare Incontro con l'autore, un concorso diventato talmente importante che da quest'anno avrà una stretta correlazione con il prestigioso Premio per la Cultura Mediterranea. Il presidente Bozzo ha poi sottolineato il valore del libro, che in un mondo così selettivo e globalizzato rappresenta l'autostrada della cultura e della conoscenza, oltre al dinamismo culturale necessario per il successo e la realizzazione professionale. È il nostro tentativo di incentivare la lettura, soprattutto tra i giovani, perché solo leggendo si cresce e si cresce, acquisendo conoscenze ulteriori, approfondendo quelle che già si hanno. In una società come la nostra, molto selettiva, le conoscenze e quindi le dotazioni culturali sono l'unico passaporto verso il successo. La parola è passata poi alla commissione esaminatrice, che ha sottolineato la qualità, la singolarità e la creatività delle recensioni fatte dagli studenti. La qualità degli elaborati di quest'anno mi risulta, come si evince anche dal giudizio dei colleghi, altamente positivo per l'impegno dei docenti, l'impegno degli alunni e soprattutto perché alcuni romanzi, avendo trattato problemi e problematiche che toccano da vicino gli animi dei nostri lettori, e c'è stata più un'attenzione e ancora una partecipazione viscerale, per cui io, come dicevo, dal momento che alcuni romanzi si prestano anche non solo ad essere interattivi ma anche interdisciplinari, come ad esempio nel romanzo La famiglia, si potrebbe anche allargare il discorso e far partecipare l'università con l'introduzione e la partecipazione di psicologi e psicoterapeuti che possono dare dei consigli belli e adatti a queste problematiche giovanili che vengono rispecchiate e che si rispecchiano nel romanzo. Rispetto agli altri anni ho notato intanto che gli anni precedenti c'erano recensioni molto lunghe che non si avvicinavano tanto, diciamo, al taglio giornalistico, invece quest'anno c'è un miglioramento da questo punto di vista, diciamo, sia perché c'è più sintesi, i ragazzi hanno scritto delle recensioni che si avvicinano più a quelle che poi pubblichiamo normalmente sui giornali. E soprattutto c'è quello che ho notato, che insomma con grande piacere, che hanno proprio messo
in campo la loro interiorità, le loro esperienze, cioè hanno fatto confronti con libri letti, quindi insomma credo che il livello si stia alzando sempre più, e poi c'è stata una maggiore partecipazione anche numerica, quindi in qualche caso anche qualcuno ha recensito più libri, quindi insomma è stata la prima volta che è successo, quindi vuol dire che questa iniziativa, grazie anche sicuramente all'indirizzo dato dai docenti, sta dando buoni risultati, insomma. Quest'anno l'andamento è stato nettamente, diciamo, positivo rispetto ad anni piuttosto lontani del passato. Io faccio parte della giuria, sono un po' il decano, nel senso che dalla seconda edizione in poi fino a questa nona sono 8 anni che ho avuto, e ho notato man mano, diciamo, questo andare avanti in progress, che è un fatto molto positivo, significa che i ragazzi si coinvolgono molto di più. Poi quest'anno abbiamo avuto una specie di record proprio di partecipazione, sono stati poco meno di 100 gli elaborati presentati, quindi è un fatto molto, molto positivo. I 16 finalisti di quest'anno sono stati selezionati tra 5 istituti in concorso: il Liceo Classico Pitagora di Novasiri, il Liceo Classico Telesio di Cosenza, il Liceo Scientifico Berto di Vibo Valentia, il Liceo Classico Galluppi di Catanzaro e il Liceo Scientifico Mazzone di Rocella Ionica. Sicuramente la Fondazione Carical ci ha donato un'opportunità immensa, perché queste nuove generazioni, come è stato ripetutamente detto durante il corso del dibattito, leggono sempre meno, quindi riuscire ad invogliarli alla lettura, tra l'altro di ottimi libri, non è stato facile sin dal primo momento, però è servito anche a creare una sorta di gruppo classe, perché devo dire con piacere i ragazzi che leggevano i libri poi si accanivano nella lettura di essi, anche a ricreazione o nell'ora di supplenza andavano lì a spulciare, a leggere e a confrontarsi fra di loro, quindi positiva l'esperienza sicuramente. Piacevolissima. Innanzitutto dobbiamo ringraziare la professoressa Maria Antonietta De Marco, che ha seguito e coordinato i lavori, e noi come dirigenza abbiamo seguito soprattutto la passione e l'entusiasmo che hanno avuto veramente questi ragazzi nel partecipare al concorso. Devo ringraziare veramente la Fondazione che ci ha dato questa opportunità per dare ulteriore lustro, insomma, al liceo, e un ringraziamento veramente ai giovani che dimostrano un amore ancora profondo per la lettura, e quindi soprattutto riscoprono il piacere della lettura e anche sviluppano quel senso critico con cui devono osservare il mondo al di là delle pagine dei singoli libri. Li ho accompagnati in questo loro percorso, è stato molto interessante. Inoltre mi ha consentito di leggere i libri che forse probabilmente non avrei mai letto, perché appunto supportando loro ho anche io potuto molto apprezzare l'opera degli autori, bellissimi tutti i libri, tutti i romanzi molto belli. E abbiamo lavorato insieme, ci siamo confrontati, abbiamo anche riflettuto molto sui personaggi, sulle storie, ed è stata un'esperienza molto bella, che peraltro per me non è nuova, perché io sono parecchi anni che collaboro con la Fondazione, e quindi è un'esperienza che ogni anno si ripete ed è sempre più interessante. Quest'anno devo dire che ha avuto una marcia in più, sicuramente, è stato molto più coinvolgente. La lettura è stata prima di tutto molto gratificante, perché i testi, tutti e 5 i testi, ecco, non c'è stato un testo preferito rispetto agli altri, perché tutti e 5 erano diversificati e rappresentavano spezzoni di anime differenti. I ragazzi li hanno approcciati con interesse, ma li hanno anche diffusi fra di loro, ne hanno discusso e si sono sentiti protagonisti, hanno avuto una specie di revanche, una specie di rivincita, anche il fatto di essere scelti
e anche premiati in questa occasione, è stato un momento di grande protagonismo. Quindi il libro è diventato uno strumento su cui lavorare senz'altro, e su questo anche a scuola lo si fa, ma uno strumento che dà gratificazione. Quindi ecco, io devo dare atto alla carica, alla fondazione di questo. Grazie davvero. Gli alunni con molto entusiasmo hanno aderito, hanno letto il libro, preparato le recensioni e noi ci siamo incontrati ogni tanto per discutere del libro e un pochino anche per leggere le recensioni. Il nostro supporto è stato leggere le recensioni e discutere sulle loro recensioni, quindi diciamo che le idee sono state tutte dei ragazzi. La manifestazione è entrata nel vivo con la cerimonia di premiazione e la consegna delle targhe e degli attestati agli studenti vincitori e i riconoscimenti alle scuole partecipanti. Gli studenti hanno letto e recensito 5 libri: La collina del vento di Carmine Abate, Storia naturale di una famiglia di Esther Armanino, Tutta la vita di Romana Petri, Ci si mette una vita di Federico Russo e La libreria dell'armadillo di Alberto Schiavone. Con la recensione della Collina del Vento dello scrittore calabrese Carmine Abate si è giudicato la targa di primo classificato Nicola Stigliano del Liceo Classico Pitagora di Nova Siri. È stata un'esperienza veramente positiva perché dal confronto con gli autori ho avuto una nuova visione circa alcuni aspetti della nostra terra, perché Carmine mi ha suggerito di cogliere tutti gli aspetti positivi, non solo quelli negativi della Basilicata e non solo, e quindi di non soffermarmi troppo sulle differenze tra nord e sud, ma di prendere solo i lati positivi appunto. Abbiamo una generazione di giovani veramente in gamba, lucidi, lucidissimi, che sanno parlare, e uno che sa parlare e sa porre delle domande così profonde vuol dire che anche le idee chiare in qualche modo. Quindi io sono convinto che la fragilità tipica di questa età sia stata in qualche modo, attraverso la lettura dei nostri libri, ecco, che i ragazzi abbiano appreso molto, abbiano appreso, per quanto mi riguarda, soprattutto che esiste, ecco, una Calabria che resiste, una Calabria positiva finalmente. E mi è piaciuto molto che abbiano colto questo, chiamiamolo messaggio, nel libro, lo abbiano apprezzato e siano stati anche in grado poi di ridarlo alla platea sotto forma di domande. Prima classificata per la recensione del libro Storia naturale di una famiglia di Esther Armanino è stata Francesca Giuliano del Liceo Classico Galluppi di Catanzaro. È molto, molto bella e particolare fare questo incontro con l'autore, in quanto sembra che il libro non finisce, sembra che il libro continua, la storia non termina quando parli appunto con l'autore e quando spiega ancora meglio la storia e l'approfondisce. Il confronto che si ha con i lettori è fondamentale per capire che scrittore sei, il valore della tua scrittura, è fondamentale. Io in questi anni che ho girato, questi 2 anni che ho girato col libro, penso che la ricchezza che ti lascia il lettore, essendo io lettrice per prima, è il fondamento, cioè il non tradire il lettore, il rispetto, come ho detto, la ricchezza dei punti di vista che si può avere dopo leggendo i libri, è la stessa che poi ha lo scrittore quando nel rapporto col lettore, insomma, è fondamentale. Il primo premio per la recensione del libro Tutta la vita di Romana Petri è andato ad Angelica Tamburo del Liceo Scientifico Berto di Vibo Valentia. È stata un'esperienza bellissima, in quanto sono riuscita a cogliere tutti gli aspetti che non avevo colto dal libro, infatti ho approfondito proprio parlandone con la scrittrice del libro. In più sono contenta anche perché ho capito l'importanza che ha leggere, in quanto leggere ci permette di sognare e di viaggiare molto con la testa, e sono molto contenta di questo. Mi auguro sempre che questo pizzico di eccezionalità che esiste tra i giovani sia un pochino più dilagante,
che si possa parlare anche di bene puro invece che di male puro, che quello c'è sempre, il male è puro, il bene invece, ahimè, non è mai puro. Cerchiamo di allargare questa capacità che esiste comunque nei giovani di grande intelligenza. Un attimo fa uno degli autori ha chiesto al suo lettore: cosa ti stai leggendo in questo momento? E lei ha risposto: Le confessioni di Sant'Agostino. Ah, che respiro di sollievo, no? Perché poi in fondo io dico sempre ai ragazzi: ci siamo noi che siamo qui in carne ed ossa, ma leggete pure quelli, perché sennò non va. Per la recensione del libro Ci si mette una vita di Federico Russo, prima classificata Luana Franco del Liceo Scientifico Mazzone di Rocella Ionica. Penso sia stata una cosa veramente bella, che ci ha dato l'opportunità di formarci a livello di cultura, e mi ha fatto davvero piacere incontrare l'autore del libro, che mi ha appassionato molto. Io ho visto in questi ragazzi tanta energia e sono felice che abbiano letto il mio libro. Mi è piaciuto parlare con loro anche perché mi hanno fatto un paio di domande veramente belle, ma belle, che anche magari i giornalisti così non mi hanno mai fatto. E quindi sono felice, penso sia insomma un pubblico davvero importante quello dei giovani. Per tutto, non soltanto per la letteratura, per cui quando si scrive o quando io abitualmente per il mio mestiere parlo in radio, ho sempre un grande occhio di riguardo ai ragazzi che ancora vanno a scuola, ai ragazzi giovani, perché è l'occhio importante, come dire, l'occhio e l'orecchio importante, per cui sono veramente felice di averli incontrati vis-à-vis e di averci fatto questo scambio davvero molto utile, soprattutto per me. A recensire il libro La libreria dell'armadillo di Alberto Schiavoni, ad vincere il primo premio, è stata Silvia Citrinio del Liceo Classico Telesio di Cosenza. È un'esperienza bellissima e soprattutto la possibilità di venire qui oggi e di parlare con l'autore di cui ho recensito il libro. Cioè, è un'esperienza unica che non capita molte volte nella vita. I ragazzi hanno l'entusiasmo e soprattutto sono senza filtri, non sono il pubblico disincantato e che già ha tutto visto, già tutto letto e conosce tutti gli autori che di solito incontriamo nelle librerie e soprattutto nelle grandi città, nelle grandi piazze. È un piacere perché ti riporta a quello per cui è più bello leggere ancora prima che scrivere, cioè il godimento puro della lettura come gesto e come esperienza. La seconda parte della manifestazione è stata animata da un proficuo e stimolante confronto tra gli autori e gli allievi. Sul palco, i primi classificati del concorso hanno aperto un dibattito molto stimolante con gli autori e, come dei veri e propri giornalisti, hanno approfondito l'analisi dei testi attraverso delle domande mirate e molto pertinenti. La parola è passata poi agli altri studenti in sala e anche loro hanno avuto modo di dibattere con gli autori. Al termine della manifestazione, la Fondazione Carical, come buon auspicio per una lettura costante e proficua, ha voluto omaggiare tutti i presenti del libro Il paesaggio italiano nella Divina Commedia di Francesco Sisigni. Con la soddisfazione e l'entusiasmo degli organizzatori e di tutti i partecipanti, si è conclusa la nona edizione di Incontro con l'autore. La Fondazione Carica sta già pensando alla prossima edizione. Selezioneremo un gruppo di autori anche di grosso prestigio, come stiamo facendo da qualche anno. Probabilmente pensiamo anche di allargare il numero delle scuole che vi partecipano. Ma l'idea guida è sempre quella, incentivare la lettura.